una cosa che volevo chiedere al nostro psicologo. È vero che molte persone, se non succede qualcosa, forse magari è capitato anche a voi, se non succede qualcosa non si rendono veramente conto di quanto possono essere innamorate dell'altra persona? Questo è vero, però bisogna anche dire una cosa: quando succede qualcosa in una coppia è sempre un sintomo che forse quell'amore non è più funzionale. L'eros, l'amore, io parlo di eros e di amore, utilizzo lo stesso termine, perché l'amore è qualcosa legato al desiderio, all'ardore, all'attrazione sessuale. Quando ci innamoriamo di una persona, ci innamoriamo di una caratteristica soprattutto. Si accende l'eros dentro di noi perché quella persona, attraverso quella persona, scopriamo qualcosa dentro di noi, una sua caratteristica. E quindi per ogni periodo della vita, tranne alcuni casi, come diceva il professore, ci sono vari amori, diversi innamoramenti. E quindi i primi sintomi, le prime discussioni, forse ci segnalano che quell'amore non è più funzionale, bisogna passare al passo successivo. Quindi, professore, possiamo dire che l'intrigante deve essere un po' una cornice anche di quello che è. No, io volevo dire... Sì. Perché lui è... porta alcune mie tesi ad estreme conseguenze. È vero che l'innamoramento, esattamente, esatto quello che dice, avviene perché quella persona, ciascuno per l'altro, ha certe caratteristiche che in fondo sono funzionali a creare un progetto di vita in quel momento. Certo. Tu incontri qualcuno con cui puoi vivere e vai avanti. Quando cambia la società o cambia troppo, quella stessa persona che prima aveva le caratteristiche adatte invece non ti dà più niente. Certo. Io ti aggiungo questo. Vi sono forme di amore, no? In cui cambiano entrambi, hanno un grado di fluidità, no? Non parlo di coevoluzione, qualcosa di più profondo, di adattamento reciproco, per cui veramente gente che gira di 90 gradi, certo. Cioè è come se fossero due guerrieri, come se fosse una coppia di guerrieri che affronti il mondo con questa libertà, io la chiamo la bolla. Non ci credevo tanto un tempo, ma poi a furia di osservare ho visto che questi casi ci sono, e in genere c'è, non è soltanto un interesse economico, è molto importante quando c'è l'autismo, quando a questa unione ci metti dentro diversi volte, esplode l'erotismo e veramente diventano come delle anguille che ti scivolano via fra. Io sono d'accordo con il professore, volevo dire una cosa, ha detto una cosa importantissima, cambiano entrambi. La parte profonda dell'anima, le basi della mente, sono in continuo mutamento, quindi quando cambiano entrambi i partner e fluiscono insieme, allora è possibile. Allora, noi abbiamo un attimo di pausa.